allarme, parliamo di un fenomeno che stiamo verificando già da tantissimi anni. Direi che quest'anno stiamo verificando un aumento un po' eccezionale, nel senso che dal gennaio a dicembre del 2015 avevamo avuto 47 segnalazioni, gli ultimi casi che sono stati segnalati ci portano già a 42 casi, quindi da gennaio a settembre, come sì. Dire che in 9 mesi abbiamo già raggiunto quasi la quota che l'altro anno avevamo raggiunto in 12 mesi. Mm-hmm. Allora, i motivi sono probabilmente numerosi, certamente è una sindrome che anche basata sulla ipersensibilità individuale, nel senso che è una sindrome di tipo istaminergico, quindi con la liberazione di istamina che provoca rash cutaneo, tachicardia, palpitazioni, sensazione di soffocamento, eccetera. Molto spesso siamo riusciti anche a verificare che appunto è determinata dall'elevata presenza di istamina in pesci quali tutta la famiglia degli sgombroidi, ecco perché da qui sindrome sgombroide, sì. E nel tonno, nei tonni. Direi che insomma bisogna anche un attimino stare attenti e soprattutto se si consumano tali alimenti farli in esercizi pubblici per i quali si ha una certa, come dire, un certo standard elevato. Esatto, perché di fatto molto spesso sono legati proprio a cattiva conservazione della catena del freddo che non viene rispettata e quindi vengono continuamente utilizzati in più giorni, entrando e uscendo dal frigorifero. Sono pesci che arrivano da molto lontano, dal Pacifico, eccetera, sicuramente la catena lunga, la conservazione sotto vuoto, in più degli errori commessi localmente determinano ciò. Diciamo che in tutto questo c'è un grande controllo qui a Milano da parte dell'ortomercato, abbiamo proprio, c'è un servizio dove c'è un collega che è presente tutte le notti praticamente quando arriva il pesce. Quindi c'è qualcosa che si può fare quando si consuma il pesce? Cioè non è una questione di odori, di colore? No, purtroppo no, perché purtroppo non, quando ormai c'è l'odore eccetera vuol dire che il pesce proprio andato. Non è da utilizzare. Come ogni cosa bisogna sempre affrontarla con quel buon senso che secondo me in una l'alimentazione deve essere un qualcosa di ricco e vario e non pensare che ci sono elementi che assolutamente fanno malissimo e alimenti che fanno benissimo, ecco. C'è sempre un'area grigia per cui bisogna usare l'attenzione.